Ciao, io sono Elisa, ho 21 anni e vengo a Misurina da quando ne avevo 14, quindi sono 8 anni. Il percorso a Misurina mi è stato molto utile, sia dal punto di vista fisico, perché ho imparato a conoscere e a controllare meglio il mio asma, ma anche dal punto di vista personale, perché non mi sono più sentita diversa. Mi sono trovata in mezzo a tantissime persone che avevano il mio stesso problema e non ero più l'unica. I pediatri non credo siano molto informati, perché secondo me se ci fosse più informazione dei percorsi terapeutici che vengono seguiti a Misurina, forse non ci sarebbe bisogno di fare tutta questa lotta per chiedere il ricovero. Gli esami che mi venivano fatti durante questa visita era la solita spirometria, mi è sempre stata fatta solo una spirometria e mai altri esami che invece ho sempre fatto a Misurina. Di attacchi d'asma penso di averne avute un'infinità, non riuscirei neanche a contare quanti effettivamente ne ho avuti dalla mia nascita. Però sicuramente ce ne sono stati alcuni molto forti che mi ricordo tuttora e che ancora se ci penso mi vengono i brividi. Un attacco in particolare mi ha segnata molto. Questo attacco infatti non mi passava, non riuscivo a farmelo passare. Ho provato Ventolin, ho provato cortisone, proprio la pastiglia di Delta Cortene, non c'era niente da fare, sono stata in ospedale, mi hanno fatto diverse aerosol prima di riuscire a calmarmi, ma ancora i miei livelli di ossigeno non erano nella norma e quindi mi hanno ricoverata. Sono stata penso quasi 2 settimane ricoverata in ospedale sotto ossigeno. E dopo quel ricovero avevo bisogno di trovare un'alternativa perché non potevo ritrovarmi tutti gli anni, tutte le estati, insomma il periodo primavera-estate, ricoverata in ospedale. E dopo il primo ricovero a Misurina non ho più avuto attacchi d'asma forti, o almeno dall'asma non si può guarire, quindi continuo ad avere attacchi d'asma, ma mai nessuno mi ha costretto a correre al pronto soccorso. A Misurina invece non mi è mai capitato di avere un attacco d'asma, ma non ho neanche mai avuto il respiro pesante, nonostante facessi comunque attività fisica, corressi, facessi passeggiate, escursioni in montagna. E oltretutto mi ha stupito molto il fatto che quando stavo bene riuscivano anche a lasciarmi senza cortisone per dei giorni. L'effetto Misurina, io lo chiamo così, mi dura circa 5-6 mesi, cioè se io vengo ricoverata a luglio, di solito fino a gennaio-febbraio sto bene. Poi quando ricomincia il periodo delle allergie, soprattutto la primavera, allora torno a star male intorno a maggio-giugno e fino a luglio che torno a Misurina. E per me è la salvezza. Consiglierei Misurina a tutti i genitori che hanno dei bambini o dei ragazzi asmatici perché io ho visto quanto i miei stavano male per me. Perché io stavo male, ma inevitabilmente stanno male anche i genitori quando i figli stanno male. Io ho visto quanto hanno sofferto per me, quanto hanno sofferto vedermi in quelle condizioni in ospedale e non augurerei a nessun genitore di vedere i figli così. Questo posto infatti è stato molto importante anche per loro perché hanno veramente visto i miglioramenti del mio asma e quindi di conseguenza sono stati meglio anche loro. Spero vivamente che questo posto possa essere conosciuto in tutta Italia e che tutte le regioni possano permettere il ricovero in questa struttura ai bambini e ragazzi asmatici perché è davvero tanto importante.